Dobbiamo ricorrere in maniera più sistematica agli strumenti di soluzione pacifica delle controversie che sono a nostra disposizione, a partire dalla mediazione, e coinvolge in questo sforzo tutti i settori della società, incluse donne, incluse giovani. E mi piace ricordare un'iniziativa tutta italiana, concepita in un piccolo borgo della Toscana, si chiama Rondine. Da oltre 30 anni, pensate, centinaia di giovani provenienti da paesi tra loro in conflitto sono stati invitati a convivere, a sperimentare un dialogo quotidiano, divenendo nei fatti, giorno dopo giorno, messaggeri di pace. Il premier Giuseppe Conte porta Rondine all'ONU. Il presidente del Consiglio ha infatti indicato l'esperienza del Borgo Aretino come modello di mediazione dei conflitti alla 74esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite in corso in questi giorni a New York. Conte ha così riconfermato il sostegno già dato alla Cittadella della Pace nel corso della sua visita dello scorso 17 maggio, quando prese l'impegno formale di sottoscrivere la campagna Leaders for Peace, annunciando lo spostamento di una cifra simbolica dal bilancio della difesa per formare nuovi leader di pace. Penso che chi ha delle responsabilità politiche di vertice, come il sottoscritto, debba dare dei segnali concreti, non possa limitarsi a dire che bella iniziativa, ma come siete bravi, ma come siete belli. E quindi oggi vi confermo l'adesione alla vostra campagna e vi porto anche un gesto che rimane simbolico, piccolo gesto, che rimane simbolico ma un gesto concreto. Quindi 5 fucili della nostra difesa, verrà rinunciato l'acquisto a 5 fucili per sostenere le vostre iniziative. Adesso saranno proprio i giovani di Rondine a tornare alle Nazioni Unite il prossimo dicembre per rafforzare così l'adesione alla campagna Leaders for Peace, presentando i risultati ottenuti nel primo anno di lavoro affinché anche gli altri Stati membri possano sottoscriverlo e intervenire concretamente per la riduzione dei conflitti armati internazionali.